con le migliori marche come Pariani, gli integratori FM Italia e la stivaleria Secchiari, le grandi marche dell'abbigliamento casual come Barbour e la sartoria Maremmana. E poi c'è l'AS, che mette un casco in testa a tutti. Selleria Il Puledro, Cerchiaia Siena. Sì, siamo nella Contrada del Drago, ripercorriamo questa complessissima giornata. Ma intanto siamo qui per omaggiare la Contrada del Drago e ha fatto un gran palio. Questo è il dato oggettivo. Poi le chiacchiere le porta via al vento, no? È stata una giornata lunga, articolata, molto complessa. Il mio auspicio, come sapete, era che i cavalli fossero esperti. Questo non si è verificato e quindi ovviamente ci sono stati degli aggiustamenti importanti, però poi alla fine è stato un palio appassionante, percorso da troppe poche contrade, purtroppo, però poi sapete bene che tutti i pali entrano nella storia e questa è una grande vittoria del Drago a cui siamo venuti a fare le felicitazioni. La condizione dei cavalli che sono caduti durante, prima dell'inizio della corsa e poi durante la corsa? Ma la condizione dei cavalli la dovete mandare ai veterinari. Credo che abbiamo fatto tutti i presidi possibili per riuscire a salvaguardare la salute dei cavalli stessi, quindi lo vedremo nei prossimi giorni, ma sono molto fiducioso. C'è molte polemiche riguardo alla mossa, i capitani non confermerebbero l'operato di Renato Bircolotti, lei cosa pensa? I capitani sono stati loro a scegliere Renato Bircolotti nel momento in cui c'è stato questo tipo di scelta e hanno tutta la facoltà di indicare un altro nominativo per il palio d'agosto. Sindaco, si era parlato però anche di mantenere integri i cavalli e purtroppo però ci sono stati abbastanza soggetti infortunati, quindi una sua considerazione secondo lei in questo caso come... La scelta e su come arrivano poi alla scelta. Vedete, parlare... Vuole una riflessione o no secondo lei? Sì, come muoversi? Allora, intanto parlare di integrità o parlare di lievi problemi legati ovviamente ad una corsa agonistica sono due cose completamente diverse. Io credo che i cavalli non abbiano subito difficoltà tali da poter dire che avranno una carriera alterata, quindi da questo punto di vista sarei abbastanza tranquillo. Ma i 10 cavalli non li ho scelti io. Sempre da sindaco, nei 4 giorni forse nel complesso oggettivamente non è stato un bellissimo palio. Ma io credo sia stato un bel palio. Poi se a voi non è piaciuto mi dispiace, penso al Drago gli sia piaciuto molto. Sì. Però la scena tra canapi non era bella da vedere oggettivamente, quella si è vista nel pomeriggio. La scena fra i canapi è una scena che ne abbiamo viste diverse, cavalli passavano sotto il canape, lei è molto giovane per ricordarsi questo, cavalli passavano sotto il canape, scene epiche direi, e forse anche questa rientra nell'epica, ma è palio. Grazie. Grazie.